Il buongiorno di oggi arriva dal distretto del commercio di Campodarsico e siamo all'interno del Quid Bar. Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Allora, Nicolò, tu sei tornato da Londra e dopo un'esperienza di 8 anni sei 8 anni. arrivato a Campodarsico. Eccoti qui. Eccoci qua, abbiamo aperto il 7 di giugno, subito dopo la pandemia, abbiamo fatto coincidere con la zona bianca. Siamo io, mio papà, Elena, che è la socia e un'amica di famiglia. E mio papà e Elena si occupano del diurno, della parte della colazione al pranzo, mentre io mi occupo dell'aperitivo e del dopo cena. Quindi seguite praticamente dalle 7 della mattina. Dalle 7 della mattina fino a mezzanotte durante la settimana, e invece il weekend andiamo avanti fino alle 2 della mattina. Ok. Quindi cocktail bar vero e proprio fino in fondo. Così. Avete anche delle proposte di animazione Sì, della. cominceremo a fare qualcosina nel 2022, anzi già il 24 di dicembre faremo una festicciola con tema maglioni di Natale, ci sarà un DJ che suona vinile, musica funk, con l'aiuto di Montenegro faremo questa festicciola con cocktail caldi probabilmente, con i nostri soliti cocktail di nostra creazione. E poi l'anno venturo cominceremo magari a fare musica dal vivo, degustazioni, piano piano, sperando che questa situazione migliori, proporremo qualcosina in più. In effetti voi siete in una posizione che è strategica perché siete lungo la statale, siete vicinissimi alla piazza, al Sì. centro, quindi, e poi con un ampio parcheggio qui vicino. Sì, quello forse è la cosa più vincente perché appunto soprattutto nel serale si ha la possibilità di parcheggiare, entrare in bar senza alcun problema. È un nome molto interessante, vuoi raccontarci la tua interpretazione? Quid è già di per sé quello che vuol dire è quel qualcosa in più, quel qualcosa di non so che. Noi l'abbiamo reso personale e l'abbiamo trasformato in una filosofia che è quel qualcosa in più, e ad ogni fase della giornata cerchiamo di dare appunto quella marcia in più, che può essere lo yogurt, la frutta fresca la mattina, un menù fatto espresso a mezzogiorno, quindi non un menù fisso, tutta cucina espressa, primi caldi, secondi caldi, con il papà in cucina, con l'aiuto di un cuoco, e l'aperitivo invece, vini naturali, biodinamici, le nostre creazioni a basso contenuto alcolico, insieme alla cicchetteria calda, le polpette, e poi nel dopo cena quel qualcosina in più è un po' il nostro forte, che sono i cocktail, che è quello che ho fatto a Londra per gli ultimi 8 anni, e sono nostre creazioni, e quindi diciamo che oltre all'arredo, che è un po' eclettico, un po' stravagante, quel qualcosina in più l'abbiamo trasformato così. Nicolò, come possiamo rimanere in contatto con il tuo bar? Allora, qui lo trovate sia su Instagram che su Facebook, potete scriverci su entrambi, altrimenti il nostro sito online, dove ci sono tutte le proposte dei nostri menu, dalla colazione al pranzo, all'aperitivo. Tra l'altro pranzo cambiamo tutti i giorni, alle 11 della mattina aggiorniamo il menù, quindi se avete voglia di passare per un pranzetto trovate sempre il menù aggiornato, o al telefono per chi non ha voglia di usare il computer. Benissimo, Nicolò, grazie per questo viaggio, Grazie grazie a voi. mille e a presto. Grazie.